a tutti ragazzi, sono sempre io il vostro Dicore 25 ed eccoci qui per un nuovo episodio di Mod Showcase, la serie nel quale illustro le mod e spero che vi sia utile per farvi comprendere appieno la mod e quello che serve e l'utilità che essa può dare. In questo secondo episodio andremo a recensire una mod che io trovo bella e simpatica. Andiamocene via dopo aver picchiato il creeper. Carne marcia non mi interessa. Ok, questa è un'altra mod che spiegherò più avanti perché è la migliore, è una delle più complete, quindi è lunga come spiegazione di mod, ma andiamo a illustrare la mod di oggi, la Little Blocks Mod, che nel link che vi allegherò comprende la 1.6.4, la 1.6.2 e la 1.5.2. Che io sappia, la 1.6.4 è l'ultima versione uscita, però io uso la 1.6.2. Ok, vi faccio vedere adesso con cliccando R sulla Little Blocks come si crafta. Facendo un pezzo di dirt che io ho notato che anche in tutti i pezzi in cui lo mettiate dei 9 quadrati vi la dà lo stesso, quindi niente. E poi in questa mod viene compresa anche la Little Chunk, ma la Little Chunk non è craftabile. Come potrete vedere, io schiaccio R ma non è craftabile, perché che io sappia nelle versioni vecchie era la prima cosa che si usava per ridurre in 8 cubettini era Little Chunk, non Little Wand, Block Wand, ma si vede che l'hanno modificata col Block Wand e nella 1.6.2 non era stata modificata del tutto. Qua ho messo dei cancellini perché, ah ecco, vi devo dire l'autore della mod. Io non so se sia stato, come l'altro episodio dico, non so se sia lui l'autore della mod, ma nel link che vi legherò l'autore è dato come Vengeur, Vengeur K, quindi io dico che è stato lui. Poi non so se qualcun altro sa che la mod magari è stata fatta da qualcuno, però nel link che ho visto io Vengeur è l'autore. Quindi entriamo dentro e mettiamoci in game mod. Vi faccio vedere ragazzi come si vede la bacchetta da fuori. È così la bacchetta, quindi cioè è carina a vedersi. Togliamoci da questa e vi faccio vedere un po' le costruzioni che ho creato. Ho creato questo cobblestone generator che semplicemente con l'uso della manina nostra ci permetterà. Sì, se va forse, si è bloccato. Porca miseria, com'è possibile? Si è bloccato il generatore. Allora, ora facciamo una cosa, ci mettiamo di nuovo in game mode 1. Ok, siamo cambiati, riprendiamo la lava che secondo me si era bloccato il generatore. Sì, infatti adesso va. Ok, possiamo rimetterci in game mode 0. Bene, aspettate che metto time set perché io odio il buio. 0. Ok, bene, come potete vedere, quindi io schiaccio con la semplice manina e mi dà la cobblestone, quindi è buona, utile e potrei utilizzarla anche nel mio pacchetto di mod per fare un generatore di cobblestone più semplice. Ok, questo lo possiamo buttare. Bene, inoltre volevo farvi vedere che cliccando col destro, allora adesso il cubetto qua, vabbè questo l'avevo già fatto prima, quindi togliamolo. Il cubetto normale, se tu piazzi, prendiamo 64 di terra, un blocco, in un cubetto normale ce n'è uno solo. Ma se noi clicchiamo col destro e con la bacchetta, faremo sì che il cubo venga diviso in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 per 8 e per 8 di altezza, quindi 8 al cubo. Togliamo sta pioggia che rompe i coglioni. Sempre dei fuori onda ci devono essere. Quindi ci dividerà in un blocco di 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8 per 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ma anche di altezza, potete vedere 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, aspettate, 1, 2, 3. Ah no, in altezza si sviluppa per tutta l'altezza, cioè ragazzi potete, non lo sapevo questo, potete in altezza andare fin quanto potete perché lo spazio aereo comprende tutta la zona aerea, quindi potrei arrivare anche a 150 blocchi di questo su. Quindi ragazzi,
Non so se mi sono inteso. Comunque, in altezza vi potete sviluppare quanto volete. Questo l'ho scoperto adesso con voi. Bene, andiamo avanti. Togliamo tutta questa roba da terra. E buttiamo la terra che non mi serve. Ok. Vi faccio vedere alcune piccole composizioni fatte da me. Questo piccolo tavolino fatto in legno e vetro, che è veramente bello. Per non parlare poi di questa specie di comodino. Vabbè, dai, specie di comodino, ci ho provato. Lo slime che rompe. Con questa lampada. Qui ho messo i principali oggetti che volevo farvi vedere rimpiccioliti. Notando tra l'altro che ora con voi scopro che il cubo sonoro funziona. Le ceste invece non si aprono. Anche se nel video della presentazione della mod faceva vedere che le ceste si aprivano. Se voi sapete come fare, me lo potete dire. La zucca, vabbè, ce la ricrafta quando la prendiamo. Anche la stessa cosa con le angurie, che ce le crafta a fette. Poi c'è lo slime che rompe. Difficulty. Pacifica così non rompe le palle. La crafting non si può usare, come potete vedere. Clicco col destro e niente. Questo non lo so. Proviamo a prendere un CD. Dove sono i CD? I CD, dove sono i CD? Dove sono i CD musicali? Mamma mia, ragazzi. Io non la uso mai. Ah, eccole, eccole. Prendiamone una a caso. Ok, vediamo. Sì, è entrato, però se io ho musica a zero non si sente. Proviamo di nuovo. Io non sento nessun suono, anche se dice che il jukebox è dentro. Quindi qua dice che si può, ma ho provato effettivamente e mi sembra che non dia niente, non dia nessun effetto. Buttiamo le cose a terra. Ok. Quindi io ho provato, ma mi sembra che non dia nessun effetto. Bene. Poi vabbè, qua ho messo l'incudine che non funziona, anche la fornace sono solo di bellezza, nemmeno il coso, qui neanche l'enchant va e nemmeno i distributori render, cioè alla fine sono tutte cose di bellezza però non vanno. Qui vi ho fatto vedere che però in piccolo i circuiti funzionano, guardate. Come potete vedere funziona il circuito, ma anche le luci. Quindi può essere usato un mini circuito per accendere le luci, cioè bellissimo. Come ultima cosa, vabbè, ultime due cose, ho fatto la mia scritta, il mio logo. Fatto anche male perché manca un pezzo tutto, però vabbè. Il mio logo fatto con la redstone e poi ho fatto una mini casetta delle bambole, tipo, è bellissima questa. Quindi nient'altro, ragazzi. Questa era la Little Blocks mod spiegata in breve, spero esaustivamente. Ah, una cosa volevo farvi vedere, la facciamo insieme in diretta. Se trovo le scale, eccole le scale. Ledger. Trasformiamo, perché ho sentito, togliamo questo. Ho sentito che se mettiamo le scale ci porteranno effettivamente in su. Proviamo, è proprio, lo sto provando insieme a voi, ragazzi. Eh sì, ragazzi, le scale ci portano in su come se fossero scale grosse. Quindi questa può essere una buona cosa per non rovinare l'arredamento di casa. Mettete le ledger, le scale in piccolino. Vi possono portare a avere gli stessi scopi delle scale normali. Quindi, torniamo all'arena. Però mettiamoci game mode 1. Game mode 1. E ora torniamo all'arena. Perché ci facciamo i saluti finali. Da di Corea 25, quindi è tutto. Ricordate, ragazzi, di lasciare un bel like, un bel commentino e di iscrivervi al mio canale. Per questo secondo episodio di The Mod Showcase è tutto. Come dicevo prima, lasciate un like, un commentino e iscrivetevi. E quindi alla prossima, ragazzi. Good luck, ragazzi. Ciao ciao.